domenica riceve il buon aspetto della luna. I segni d'acqua come te... Tu, scusa, che segno sei? Che segno sto leggendo? No, sto leggendo il mio, i pesci. Molto bene. Comunque, però sono d'acqua anch'io. Sei d'acqua? Allora forse sono io. Ah no, il cancro! Sono... Io non ci capisco niente di oroscopo. Ma niente. Se ti portassi da un amico che invece ne sa un botto... Sei amico di Paolo Fox? No. Di Branco? No. Di Simon and the Stars? No. Allora non so quanto possa saperne di oroscopo se non è nessuno di questi tre, però... E invece ti sorprenderò. Va bene, dai, mi siedo dietro. Eccolo. Dove vedi? Eccolo qua. La macchina. Ma ciao. Ma scusa Diego, il tuo amico è amico mio? Lui è Lorenzo Adorni, mio amico, proprio amici così, è così. Come stai? Anch'io mi metto bene, la cintura. Bene, metto la cintura perché è importantissimo, sì, guidare sicuri, ragazzi, anche perché siamo a Milano. Milano anche perché sto guidando io. Ok, sto guidando Diego, esatto. Diego, devo sbloccarla io la cintura qui dietro, non l'avevo svuotata. Aia. Ok, qua, Sbloccata? No, tu stai tirando giù tutti i sedili. Funziona così. Eccoci, eccoci. Che ci fai a Milano innanzitutto? Mi sto preparando per fare la publicity di guida astrologica per cuori infranti. Io non vedo l'ora. Avete girato in realtà non tanti mesi fa, giusto? No, noi abbiamo finito a settembre in realtà. E avete girato a Torino, giusto? Abbiamo girato a Torino, ci ha accolti... Dio, è stato proprio bello stare a Torino. Abbiamo bevuto tantissimo vino. Non mentre siamo alla guida. No, no, certo, è chiaro. Invece tu come stai? Come ti senti per la pubblicazione della serie su Netflix? Vorrei scappare in un altro paese, per dirla in maniera metaforica. Vorrei andare a senza vivere... metafora invece? Senza metafora mi sto cagando addosso. Sono molto curioso, perché in realtà noi non abbiamo visto nulla. Pochissime cose, ovvio uno dice, vabbè, ma l'hai girata. Sì, ma non è la stessa cosa. No, certo. C'è molta carica, vai in 190 paesi, il trailer tra l'altro... doppiato. In che lingua ti è fatto più strano vederti parlare? Forse quello più strano è stato il francese, ma non me lo aspettavo. E invece il tedesco è stato bellissimo. Anche lo spagnolo, è tutto un po' più sulla dente in spagnolo. Questa è la macchina di cultura pop. Oggi ti abbiamo chiamato come esperto astrologico, ma mi sembra di capire che invece sei una pippa rara. Ragazzi, se mi chiedete qualcosa sui segni zodiacali, e faccio una figura merda, poi non è pensa che eccoci qua, e io mi sono proprio preparata. Allora, noi abbiamo diverse cose, delle prove che ti faremo fare ora, okay, e poi ti chiederemo un pegno, lo metteremo all'asta e il ricavato andrà in beneficenza a Voglio un mondo pulito, che è un'associazione che si occupa della pulizia delle nostre città, perché noi con questa auto e l'auto di Lisis Go non stiamo inquinando, perché è un'auto elettrica, ma in più ci impegniamo a restituire all'ambiente con la nostra asta e dando appunto a questa associazione che si occupa di pulire le città. Questo che è stato inventato ad hoc per te è l'astro quiz, ovvero io ho cercato su Google, quindi fonte certa, la descrizione di due segni zodiacali, uno il mio, uno quello di Diego. Io ti leggo la descrizione e tu mi devi indovinare qual è il segno e poi mi dovrai indovinare a chi appartiene. A chi appartiene. Esatto. Dotati di una grande intuizione e di un'estrema sensibilità, i nativi di questo segno sentono profondamente le emozioni che li circonda. In amore i... sono amanti sorprendenti e tormentati, spesso a metà tra uno stato concio e l'inconscio. Ho scritto concio, secondo me è conscio, però. Sì, era concio. E inconscio. Sì, penso di sì. Sanno alimentare le fantasie del proprio partner, diventando persone molto erotiche. Cioè, non far finta di pensarci, tira a caso, tanto non sì, lo sai. Ragione. No, sto pensando se per caso c'era qualcosa della serie che mi tornava in testa, no? Non so perché, di intuito mi è venuto pesci, ma non so perché. Hai indovinato! Vedi che sei fortissimo sull'oroscopo. Quest'altro segno, generalmente sono delicati, sentimentali, attraenti e riservati, ma anche determinati, insicuri e testardi. I nati sotto segno... È un segno duplice, vero questo qua? Sono... No. Puoi aiutarmi? No, non sono, no, non è duplice. Sono molto casalinghi, amano il comfort domestico e circondarsi dei propri affetti. Sono materni, amano occuparsi cancro degli altri... Sì. Ma leggi dallo specchietto. No. Uno di noi due è cancro e l'altro è pesci. Io sì, sì.
tu sei cancro. E io sono cancro. Sei fortissimo. Sono proprio... Mamma mia, ma siamo di fianco al giardino verticale. Sì. Bosco verticale. Bosco verticale. Che spettacolo! Hai pensato che cosa ci dai? Sì, quel pegno? Sì, sì. Daccelo. Pensato. Okay. Cosa sono? Quelli sono. Tommy, allora io colleziono occhiali da sole. Adesso anch'io. Adesso non ne ho tantissimi, però ho scelto dei pezzi, tra cui questo pezzo che è vintage. Questo paio di occhiali, oltre a piacermi tantissimo, ci sono affezionato perché l'ho usato in uno spettacolo. Uno dei primi spettacoli che facevo a teatro quando ancora vivevo a Parma, che si chiamava La Cage Folle, conosciuto di meglio come Il Vizietto. Ho deciso di portarvi questi perché è un po' collegato sia a una mia passione, quindi parlo anche un po' di me, ma anche a un personaggio che mi ha divertito molto 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 fare. Quindi fan degli occhiali vintage e di Lorenzo Adorni li troverete su Charity Stars. Però no, non fatelo per i miei occhiali, fatelo per il progetto di avere città un po' più pulite. Questa rubrica si chiama Help. Esci la playlist. Questa è un'idea mia. Ascolti quando hai bisogno di sfogare la rabbia. Before I forget the resentment. Ah, minchia! Diego, la tua canzone? T'appartengo di Amazon. No, no. No, dai. Avrei detto Bohemian Rhapsody dei Queen, perché è il connubio giusto tra la canzone e quella che prima ti tira fuori le emozioni e poi invece sfoga. Stranissimo, capito? Io amo i Queen e non l'avrei mai associata alla rabbia. Seconda canzone, colonna sonora Disney preferita. La canzone Le Iene di Scar. Il Re Leone penso di averlo visto, non so, tra le 300 e le 322 volte. Anche tu? Vabbè, allora i confronti sono proprio, cioè, sono un dilettante. Così, capito. Tu quanto sei? 2 miliardi e mezzo. Non avevi detto quella di Scar, l'avevi detto Hakuna Matata, chiaramente, però okay. Io direi Farò di te un uomo di Mulan. Ah, vabbè, dai. Ah, va bene. Non sono mai venuta con te al karaoke, però sento che sei stonato come una campana, secondo me. E quindi ti chiedo, io? La canzone che vorresti cantare al karaoke se non fossi stonatissimo? Allora, uno, io ho preso lezioni di canto, avevo due gruppi musicali. Hai trovato chiuso? Che stronza! Guarda che sei stronzissimo! Stronzissima! Però non mi ha mai neanche sentito cantare. Little Black Submarine, Stay Black Keys. Little Black Submarine. Tu che dicevi che non sa cantare? Operator, please. Penso sia la nuova di Adele, Easy on Me. Beh, io avrei detto un classicissimo Max Pezzali. Gli 883 è una canzone d'amore. Era la mia canzone allora del primo bacio. Allora facciamo la regola della gota. La canzone del primo bacio? Sì. Qual è la tua canzone del primo bacio? Beh, andava forte Mozart in quel momento storico. Elton John. No, però secondo me è legata al Re Leone. Però è Can You Feel the Love Can Tonight. You Feel the Love Tonight. La canzone su cui vorresti fare sesso? Poi ho bisogno di essere molto concentrato io quando... quando sei lì che capito, non posso cantare, capito? Canti. C'è questa canzone che si chiama Like Sugar di Chaka Chan, che è abbastanza sexy. Sto immaginando la scena con le luci rosse. Sì, o sai quei montaggi, i montaggi tipo. Esatto. L'ultima canzone della playlist è legata a quella precedente. Se l'altra era la canzone su cui vorresti fare sesso, l'ultima è la canzone su cui hai fatto sesso. Probabilmente era Hopeless Wanderer dei Mumford & Sons. Direi che anche questa prova purtroppo dobbiamo dartela valida. Perché c'è anche una giuria sulle canzoni che ho scelto. Sì, sì, sì. Beh certo, siamo noi. Cioè, è a nostra discrezione. In questa macchina non esiste la Repubblica Italiana. No, c'è proprio un altro stato. No, esatto. Okay. E quindi i suoi occhiali ora li metteremo su Charity Stars. Ah, via. Ah, ok, ho proprio perso, quindi ho perso i miei occhiali. Esatto. Qui non ci sono regole in questa varia. Non esiste, vabbè, la democrazia, okay. Non esiste. Almeno la giustizia. Potenzialmente sono per una buona causa. Esatto. Quindi ve li cedo volentierissimo. No, in grazie. Realtà, bene. Dato che ha vinto tutto lui, adesso andiamo, cerchiamo un posto e ci facciamo offrire da bere. Cosa ne dici, Diego? Va bene, io ci sto. Mi sembra un ottimo punto. Mi sembra un ottimo punto. Everything sucks. Just kidding. Everything is great. No, really. I haven't thought about my ex today. Oh, wait. Fuck, I just did. But I went outside for